Vedo già molti consiglieri presenti, faccio un appello chiamando soltanto quelli che non ho in video e che quindi non posso verificare. Costantini, lo vedo ora. Luciano Battista, non so se è già arrivato, non lo vedo. Marco Giannotta, Giovanni Occhineri, Emanuela Orlando, Adriana Poliportone. Paola Povero. Paola, povero. Paola, chiamala. Sta lì. È presente allora? Si sta collegando? Sì. Antonio. Sì. Gigi Valente. Non c'è. Sanchez c'è. Benissimo. Allora, io direi di partire, visto che siamo in numero legale. Io mi scuso, martedì prossimo avremmo dovuto tenere questa commissione, però credevo di aver mandato alla segretaria la convocazione e diciamo, la mail per chiederle di fare la convocazione, però invece non l'avevo fatto e quindi non l'avevo spedita, non l'avevo fatto invio e quindi non si è tenuta la commissione perché dovevamo aggiornare la discussione sulla questione dei fotored e delle sanzioni e dell'apposizionamento dei fotored, e c'erano ancora iscritti a parlare alcuni consiglieri, adesso io vi elenco, poi ovviamente la discussione è aperta anche agli altri consiglieri. Ora è anche vero che in Consiglio Comunale c'è stata l'interrogazione di Antonio Rotundo e che l'assessore ha risposto, il comandante mi pare, ha risposto, diciamo, chiarendo alcuni aspetti relativi alle sanzioni. Però era giusto, insomma, che si concludesse la discussione, insomma, non era giusto troncare il dibattito a quelli che erano intervenuti la prima volta. Quindi io ho iscritti a parlare Antonio Rotundo, Gigi Valente, Gianluca Borgia e Marco Giannotta. Quindi io direi di dare la parola, se, ovviamente se uno vuole rinunciare può anche farlo. Però io comincerei appunto a dare la parola ad Antonio Rotundo, che era il primo degli iscritti che non era riuscito a parlare. Sì, Presidente, ero iscritto a parlare. Ovviamente il quadro, diciamo, io avevo annunciato proprio adesso a Sergio, signora, l'assessore, che intendo porre una questione, però è necessario che, vabbè, poi verrà riferita al dirigente. Qual è la questione che intendo Scusami sollevare? Antonio, allora l'assessore è presente, Lo so, lo ringraziamo il so. vice sindaco, mentre il comandante aveva una riunione Lo so, sindacale, lo un so. impegno, e però si Lo collegherà appena so. possibile. Esatto. Ero stato informato. Allora, la questione è questa. Riguarda gli avvisi, la segnaletica del preavviso, no? In sede di gara si prevedeva nel capitolato speciale d'appalto che questi apparecchi fotored dovevano essere, diciamo, preavvisati attraverso apposita segnaletica. Quindi questo lo richiedeva il capitolato speciale d'appalto. Nella procedura di gara, la società risultata poi aggiudicataria, la Project Automation SpA, nel avanzare l'offerta tecnica, ha indicato come segnaletica di preavviso un modello che io ho qui, cioè sostanzialmente c'è proprio il grafico del modello di preavviso e sostanzialmente dice questo grafico, poi non so se magari posso pure mandarlo alla presidenza della commissione. Questo preavviso dice: attenzione, rilevamento elettronico, passaggio col rosso, articolo 41 e 146 del codice della strada. Cioè, sostanzialmente la società aveva proposto in sede di gara, la commissione lo ha approvato, una segnaletica di preavviso dove sostanzialmente
si fa riferimento esplicito sia all'articolo 41 sia all'articolo 146, che sostanzialmente è il combinato disposto di questi due articoli, è esattamente, diciamo, l'infrazione che noi contestiamo, il cosiddetto salto di corsia. Cioè la società, nel proporre la segnaletica, propone questo modello ed è qui allegato. Sostanzialmente c'è, cioè, nel grafico, questa è, diciamo, la proposta fatta in sede di gara. Io quello che non ho capito è perché l'attuale segnaletica, invece, che è stata posizionata dalla società, non corrisponda alla segnaletica che la società stessa ha indicato in sede di gara. La questione, diciamo, è sostanziale oltre che formale. Perché? Perché mentre nella segnaletica che la società aveva proposto in sede di gara si fa esplicito riferimento al passaggio col rosso e a questi due articoli, nella segnaletica che adesso noi vediamo quando arriviamo a semafori, noi vediamo semplicemente rilevazione elettronica, infrazioni semaforiche. Cioè, quindi è stata, diciamo, resa generica l'indicazione dell'infrazione, mentre nella proposta che la società aveva fatto la infrazione era dettagliata, passaggio col rosso scritto e articolo 41 e articolo 146. Io adesso non lo so, perché alcune associazioni di consumatori mi dicono che questo è rilevante, non rilevante, non lo so, però chiedo che, diciamo, sostanzialmente ci sia una spiegazione, no? Perché sostanzialmente la società non ha, perché in qualche misura questo tipo di indicazione è un avvertimento molto più chiaro al cittadino, certo, rispetto alla diciamo, dizione generica. Io lo dico perché, diciamo, siccome questo mi è stato fatto rilevare, credo che, diciamo, da parte degli uffici, non so se il comandante, perché il comandante non credo abbia responsabilità in questo, però c'è la società che dice una cosa nella proposta di gara, la commissione, c'è il verbale che approva questo criterio della prestazione funzionale e poi sostanzialmente ne monta altri. Quindi io chiedo che su questo si faccia chiarezza e sostanzialmente si riproponga alla società la necessità di ripristinare la segnaletica che essa stessa aveva indicato in sede di gara. Va bene, grazie, grazie consigliere Rotundo. Mi sembra importante una esplicitazione del tipo di infrazione che viene combinata in caso di errori e di passaggi negativi. Allora, avevo poi io iscritto Gigi Valente, che però non è collegato. Ho visto la prenotazione di Gianmaria Greco, ma lo mettiamo in coda ovviamente. E poi c'era Gianluca Borgia che aveva chiesto la parola l'altra volta, non so se vuole intervenire. Certo, Presidente. Devo parlare adesso oppure ci sono altri? Adesso tocca a te. Ah, scusami. Prego. No, io volevo chiedere al Vice Sindaco, credo che ci stiamo avvicinando ai 3 mesi famosi dopo le mozioni che furono approvate in Consiglio Comunale per i contasecondi. Quindi volevo sapere a che stiamo e soprattutto aveva detto una cosa il consigliere Baglivo, che i soldi delle multe potessero essere utilizzati per creare nuovi rondò in città, che alla fine sono quelli che possono garantire maggiore sicurezza e tutela per tutti gli avventori delle strade. Quindi quello credo che sia un'ottima proposta di utilizzare, in questo caso, i soldi per fare i contasecondi, come è stato chiesto e approvato in Consiglio Comunale. Però bisogna anche pensare, così come avviene ormai in tantissime città, forse nella quasi totalità delle città, non solo italiane, ma in tutto il mondo, la costruzione di nuovi rondò, che credo che quelli siano la cosa più importante di tutti per la sicurezza. Questo è tutto, Vice Sindaco.
se mi può dare una Grazie, grazie risposta, le consigliere. sarei grato, non da interista, naturalmente. Io darei, prima di dare la parola all'assessore, darei adesso la parola a Gian Maria Greco, perché non vedo Marco Giannotta, che era l'altro prenotato ad intervenire, per cui darei la parola a Gian Maria Greco, poi subito all'assessore. Comunque io so che nel bilancio è stata prevista una suddivisione dei proventi delle multe, così come previsto dalla legge, per settori, per ambiti, quindi già c'è una ipotesi di questo tipo. Ora potremmo finalizzare addirittura quelli specifici del fodere, se ne può discutere. Prego, Gian Maria. Presidente. Grazie. Consigliere, prego. Grazie mille, Presidente. No, due domande secche. Volevo sapere dall'assessore se sono pervenute istanze di annullamento in autotutela in merito in particolar modo alle multe, le sanzioni elevate per quanto riguarda le infrazioni dei cambi di corsie, e se sono pervenuti invece poi dei ricorsi che ovviamente ancora probabilmente non sono stati trattati perché per questioni di tempistiche, ma se sono pervenuti dei ricorsi davanti al giudice di pace. Grazie. Perfetto, grazie, grazie consigliere. Assessore. Come, scusa, per rispondere al dottore Borgia, come ben sappiamo, il 208 è stato ripartito e tra cui è stato stabilito un certo tetto per quanto concerne la ripartizione presso l'ufficio traffico. È stato approvato, diciamo, un paio di mesi fa questa cosa. Poi, per quanto concerne, diciamo, il contasecondi, se ti ricordi, dottore Gianluca, ne parlammo pure con l'altro assessore, l'assessore De Matteis, che lui stava cercando di capire un attimo se si poteva attivare prima della commissione che dovevamo nuovamente convocare dopo i primi 3 mesi, perché il contasecondi ci porta ad avere una certa somma che naturalmente quella centralina non potrebbe poi può essere utilizzata successivamente. Ti rispose l'assessore De Matteis, ricordo, per il contasecondi. No, non ho capito, scusa, non sto capendo. In che senso ho Allora, perso? noi avevamo stabilito di mettere temporaneamente, diciamo, i fotoverdi, diciamo, in questi 6 punti, giusto? Poi successivamente dovevamo rifare una commissione per vedere un attimo se bisogna spostarne uno, due o nessuno. Vabbè, Per poi, questo sì, ho capito. okay? Quindi che succedeva? Che nel momento in cui noi attivavamo i contasecondi con le centraline, diciamo, dove sono i fotoverdi oggi esistenti, quella centralina non poteva più essere utilizzata. Ho capito, adesso ho capito, sì, forse no, scusa, ho capito, vice sindaco, no, però io credo che sia opportuno mettere altri contasecondi in città, in altri semafori, perché male non farebbero, eh. Ripeto, la mia proposta, oltre a quei contasecondi, a questo punto ti dico, i contasecondi anche in alcuni punti importanti della città, ma anche i contasecondi per i pedoni, perché poi è la stessa identica cosa si va a fare. Ed eventualmente i soldi anche per fare dei rondò, cioè visto che comunque, ricordando che naturalmente le strade non sono delle piste dove uno fa lo slalom e va da una parte all'altra, questo è fuori discussione, quindi se uno sbaglia è giusto che venga sanzionato. E quei soldi, una parte, se possibile, utilizzarli sempre per efficientare il sistema viario della nostra città, ma non solo per le macchine, ma anche per i pedoni. Così come ho più volte sottolineato, la mancanza di semafori sonori per diversamente abili, soprattutto per chi ha problemi di vista, che insomma sarebbero un segno di civiltà importante, Perfetto. Sicuramente, sicuramente. L'adeguamento della rete semaforica con le nuove tecnologie sicuramente può fornire una grossa spinta verso la sicurezza stradale. Quindi sicuramente come dire, la sollecitazione è stata data anche altre volte. Io penso, ce lo dirà l'assessore, che l'amministrazione si sta impegnando in questo campo, no? Sta in qualche modo, soprattutto per quanto riguarda le segnalazioni sonore ai semafori per i pedoni. Comunque, vada avanti, assessore, prego, prego. Ci sono le altre domande del consigliere Per Greco. quanto concerne il consigliere Greco, sì, sono arrivate in autotutela, è arrivato circa 125 sono state, che sono state ovviamente prese in considerazione e annullate. Soprattutto da parte, per dirvi, di incrocio via Massaia, viale Grassi, perché che cosa succedeva? Molto spesso succedeva con gli autobus, che siccome c'erano le macchine parcheggiate vicino alla farmacia Minerva o Pastop, meglio ancora,
la corriera, l'SPT o la Borland, molto spesso era costretto ad allargarsi per girare per via Monterone. Naturalmente, vedendo i video con in autotutela, sono stati annullati. Però per quanto concerne invece i giudici di pace, ad oggi non abbiamo conoscenza di questo. Buongiorno Presidente, buongiorno Assessore Marco Giannotto. Ecco Marco Giannotto. Bene, grazie Assessore. Io per adesso non ho altri interventi nemmeno in piattaforma. Marco Giannotta, tu avevi prenotato un intervento nella scorsa riunione. Io avevo segnato i nominativi e poi ti ho chiamato, non c'eri. Se vuoi intervenire... Sì, se vuoi... no, e credo che abbia fornito già la risposta l'assessore, cioè il tema è anche rispetto all'interpellanza che è stata avanzata dal consigliere Rotundo, a cui poi in consiglio comunale l'assessore ha fornito la risposta. Cioè la questione è questa: fondamentalmente si va a sanzionare un comportamento che, in base anche a quella che è stata la nota dell'ufficio, dell'ufficio legale, faceva riferimento al contratto il cui oggetto effettivamente non richiamava questa circostanza, quella del superamento della striscia. La mia domanda, ma credo che abbia già dato risposta l'assessore nel momento in cui dice che non è arrivato nessun contenzioso dal giudice di pace, e qualora, a fronte di questa valutazione che fanno gli uffici, dovessero intervenire dei ricorsi, che cosa accadrebbe, atteso che la mole è importante. Però se ad oggi non è successo accaduto nulla, si spera per il meglio per l'amministrazione da questo punto di vista. No, in realtà Presidente, se posso su questo, ha ragione l'assessore, non sono arrivati i ricorsi al giudice di pace perché a me risulta che le associazioni dei consumatori hanno, imbroccato una strada diversa. Uno, per non gravare immediatamente sul cittadino oneri che comporta, il ricorso al giudice di pace, sono, mi pare, molti ricorsi al prefetto. E quindi sostanzialmente, da quello che risulterebbe da notizie che le associazioni stanno facendo i ricorsi al prefetto in prima istanza. Successivamente, da quello che successivamente si riservano eventualmente di andare al giudice di pace. Quindi ad oggi i nostri uffici saranno chiamati a dare il loro parere, perché il prefetto si pronuncerà su quei ricorsi, sentito anche il parere scritto da parte degli uffici del nostro comando. Che è la procedura per ogni sanzione. Cioè, io ricordo, purtroppo anch'io ho ricevuto sanzioni in passato, che dietro ogni multa è scritto che si può fare un ricorso amministrativo al prefetto, e in realtà si indirizza al comando dei vigili e della polizia municipale, perché poi la polizia municipale dà il parere. Quindi in realtà noi quello che dobbiamo anche consigliare, quando ci fosse il cittadino ritenesse di non avere ricevuto una sanzione corretta, di fare il ricorso diretto amministrativo, in modo tale che gli uffici possano esaminare e accogliere il ricorso in autotutela, e quindi evitare che ci siano poi contenziosi. Questo metodo dobbiamo in qualche modo favorirlo, perché è il metodo più semplice per il cittadino per ottenere riconosciuto il suo diritto, ma anche per evitare che poi si aprano contenziosi, che poi tra l'altro sono anche relativamente lunghi. Presidente, scusami. Prego, prego. Arrivato il comandante Zaghiero per rispondere al consigliere Rotundo. Ecco, è arrivato. Ma è già a conoscenza della domanda? Eccolo qua. Buongiorno a tutti. Comandante, il consigliere Rotundo, non so se è già a conoscenza della domanda, chiedeva come mai sono stati posizionati dei cartelli che avvertono della presenza del Fotored con un testo e una grafica differente rispetto a quella presentata nella risposta al bando di gara, che invece indicava con più chiarezza il tipo di articoli del codice che venivano sanzionati, e il passaggio con il rosso in particolare. Antonio, se ho detto giusto, altrimenti... Il quesito è questo. Sì. No, il discorso della segnaletica è sempre una segnaletica di preavviso. Abbiamo
inteso con il Ministero che la scritta di pittogrammi nell'ambito dei segnali di preavvisi è sempre sconsigliabile, cioè quello di dire violazione articolo 146 secondo comma, perché è difficile comprensione, quindi era soltanto sconsigliato questo. Il discorso di scrivere infrazioni semaforiche, che è diciamo generalmente riconosciuto in tutta Italia, era perché effettivamente sono infrazioni semaforiche, qualunque esse siano. Il 146 che o si passa con il rosso o c'è una corsia diversa da quella prescritta, e sono tutte infrazioni semaforiche che, ripeto, sono il semaforo, il tipo di segnaletica stradale, per cui il 146 va a sanzionare tutte quelle attività di infrazione al codice. Codice, la segnaletica stradale deve essere osservata. Noi abbiamo addirittura abbondato nell'ambito della segnaletica, abbiamo messo uno a 150 metri e l'altro a ridotto della macchinetta, cosa che comunque ai fini della legittimità non è prevista, ma è previsto diciamo dal punto di vista dell'opportunità, in quanto si sia in presenza appunto di rilevazioni elettroniche da remoto. Sono stato chiaro, non so. Presidente, vorrei interloquire con il dirigente. Come no? Sì, guarda, qui più che alle normative nazionali, io mi riferisco alla concreta procedura di gara che noi abbiamo fatto. È vero, nazionalmente l'obbligo del preavviso c'è per... non per i fotored ma per gli autovelox, questo diciamo è noto. Noi in sede di gara abbiamo articolo 1 oggetto e durata dell'appalto, nel chiedere 12 apparecchiature ai sensi del 146 diciamo è parte integrante dell'appalto la fornitura, installazione e manutenzione di apposita segnaletica statale verticale di preavviso della presenza di rilevatori da installarsi prima dell'avvio del servizio nei luoghi, modi e tempi indicati dall'ente. Quindi questo è il capitolato speciale di appalto tuttora in vigore ed allegato al contratto sottoscritto. Sulla base di questa richiesta del capitolato, la Project Automation SPA, nella relazione tecnico descrittiva criterio 1, che è stato oggetto di valutazione da parte della Commissione, fa una proposta concreta. Io non sono bravo a mandarla in onda, diciamo così, ma è allegata alla gara. Questo è il tipico installatore, e sostanzialmente nella proposta di gara, come da noi richiesto, si dice minuziosamente, c'è proprio la progettazione segnaletica di varco e preavviso prima del punto di rilevamento, misure delle cose 60x90 centimetri. E quindi sostanzialmente cosa fa comandante? Diciamo rilevazione elettronica, passaggio col rosso, aperta parentesi, articolo 41 e 146 del codice della strada. Quindi la società nel proporsi, e poi il risultato aggiudicataria, propone questa proposta. Qui non c'entra niente la legge nazionale, qui c'entra diciamo gli impegni assunti in sede di gara. La Commissione ha dato a questa proposta, mi pare ottimo, eccellente, ha dato un punteggio in sede di offerta tecnica, diciamo, ha condiviso questo. D'altro canto, il richiamo all'articolo 41, Presidente Mola, il Comune, noi abbiamo fatto un comunicato con il quale davamo l'annuncio che dal 19 di gennaio sarebbero entrati in vigore i fotored. Questo comunicato è datato 11 gennaio. In questo comunicato si dice, non lo leggo tutto, cito il punto diciamo che è rilevante, a differenza del passato, però i nuovi fotored, come previsto dal codice della strada,
rileveranno non solo il transito nella direzione di marcia del semaforo che proietta luce rossa, ma anche il cosiddetto cambio di corsia, cioè la violazione del combinato disposto degli articoli 41 e 146,2 del codice della strada. Quindi sostanzialmente l'articolo 41 e 146 vengono richiamati nella segnaletica indicata dalla società aggiudicataria e vengono indicati correttamente nel comunicato che come comune facciamo per dire attenzione, c'è una novità rispetto al passato, non c'è solo il semaforo rosso, il passaggio con rosso, ma c'è anche il cosiddetto cambio di corsia e cioè la violazione del combinato disposto 41. Io credo che queste cose me l'hanno fatte rilevare chi è a tutela di un rapporto trasparente con i cittadini, anche noi come consiglieri comunali. Io chiedevo perché la società che si è impegnata a fare quel tipo di segnaletica, almeno nei quattro, perché questa segnaletica rispetto a sei incroci deve essere posizionata nei quattro incroci dove c'è la doppia fase semaforica, cioè dove c'è la possibilità di sanzionare il cosiddetto cambio di corsia, questione che non c'è, come sappiamo, in due semafori, collegio via Argento e quella via dello Stato. Ma in quegli altri quattro, io credo, comandante, lei deve convenire che è molto più corretta questa segnaletica così come è stata proposta. E comunque io credo che noi, una volta che in sede di gara si approva qualcosa, dobbiamo fare in modo che quello sia poi attuato dalla società. Rispondo. Comandante, mi permette. Allora, io vorrei pormi nei panni del cittadino che si trova di fronte al cartello che parla, quello previsto dal bando, di passaggio con il rosso e poi cita gli articoli 41 e 146 in relazione al cambio di corsia. Io come cittadino non lo capirei che il 41 e 146 si riferiscono al cambio di corsia. Quindi a questo punto anche quel logo, quella dicitura, quel cartello previsto dal bando, in qualche modo non aiuta il cittadino a comprendere che oltre al passaggio con il rosso c'è il cambio di corsia. È vero che pure dire infrazione semaforica lo comprende, però è generico e magari non indica chiaramente quali sono le infrazioni. Probabilmente si potrebbe chiedere di aggiungere ai cartelli che sono stati posizionati almeno il riferimento all'articolo 41 e 146, anche se poi alla fine i cittadini non è che si vanno a guardare il codice della strada per vedere quali sono, al fine di completare, oppure di prevedere una sostituzione dei cartelli, ma a questo punto indicando anche non solo il passaggio con il rosso, ma anche il cambio di corsia, perché altrimenti i cittadini non lo capiscono. Cioè noi quello che dobbiamo fare, il nostro scopo, e mi riferisco a tutti, insomma, consultiamoci, il nostro scopo è quello di chiarire bene che prima del semaforo che il semaforo è dotato di fodero ed è che potrebbero i cittadini incorrere in una sanzione relativa a due infrazioni. Per cui, ecco, non è chiaro un cartello, forse, quello delle infrazioni semaforiche, ma è anche incompleto quello previsto dal bando, perché parla solo del rosso e poi si riferisce agli articoli che non sono molto comprensibili dai cittadini. Quindi dovremmo trovare una soluzione che chiarisca bene anche il cambio di corsia. Ecco, questo io penso. Comandante, prego, voleva intervenire. Sì, giustamente mi ha anticipato, Presidente, proprio quello il tema. Ripeto, sottolineo ancora una volta, i segnali di preavviso sono segnali che sono il promi, sono di tutela del cittadino perché conosca la situazione, conosce che quel rincrocio è controllato elettronicamente. Ripeto, qualunque dicitura noi possiamo mettere, la dicitura è quella di far capire al cittadino che quell'incrocio è sorvegliato da remoto dal comando. Ripeto a dire, la scritta di pittogrammi, cioè al 41, 146, eccetera, eccetera, sarebbe sconsigliabile. Poi volevo dire che il cartello approvato in sede di gara, io non facevo parte della gara, naturalmente, per ovvie ragioni
di incompatibilità, però era un cartello di non obbligatorio, non nel senso che quella situazione deve essere per forza così. Io ritengo che proprio per essere ancora più trasparenti nei confronti del cittadino, avessimo scritto 146 e 141 violazione, sarebbe stato, diciamo, controllato. Però, ripeto, era una situazione ed è ancora una volta una situazione di maggiore chiarezza nei confronti del cittadino. Solo questo. Ma, comandante, noi non potremmo chiedere a questo punto se è possibile, non so se è fattibile, però io penso che sui cartelli già stampati si possono aggiungere, molte volte io ho visto aggiunte delle diciture, non potremmo aggiungere dopo infrazioni semaforiche, parentesi, non in riferimento agli articoli, perché quello non chiarisce, ma passaggio con il rosso e cambio di corsia, cioè specificare quali sono. Allora, per codice, vengono... Presidente, per codice della strada non esiste cambio di corsia, il cambio di corsia è un'altra violazione. No, vabbè, chiamiamolo diverso. Il 146 è violazione della segnaletica ivi prevista, questo è il 146. Quindi noi dovevamo mettere per forza la dicitura che è prevista nell'ambito del codice della strada, perché il cambio di corsia è, diciamo, detto da noi per far capire, però lì è oltrepassare la linea d'arresto della segnaletica malgrado il semaforo indica una direzione diversa. Possiamo mettere tutto quello che vogliamo, cioè possiamo fare pure una relazione e metterla sul cartello. Cioè, non sarebbe leggibile, comandante, no? Scusami, il preavviso. Zaccheo, scusami, Zaccheo. È vero che lei non stava nella commissione di gara, però la proposta è dettagliata, cioè nel senso che la società fa anche il riferimento a cartelli che essa stessa ha messo in un altro comune. E quindi non è vero quello che stai dicendo, cioè nel senso che quella tipologia che qui indica con un grafico, poi nella gara dice ho fatto un altro comune e indica proprio la cartellonistica, la indica. Quindi da questo punto di vista, diciamo, la società fa due pagine su questo. Da un lato dice comune di Occhiobello, fronte e retro, e ci manda, diciamo, le foto di un altro comune dove è aggiudicatario. Ma scusi, ma lei pensa che mettendo l'articolo 146, lo dico. Ci sia una situazione diversa? Lo dico. No, parliamo. Allora, scusa, comandante. Io lo dico. Stiamo andando avanti a queste situazioni, spiegando sempre la legittimità. Lo sto dicendo a tutela dell'ente. Ma la tutela dell'ente... Le associazioni dei consumatori mi segnalano questa cosa e mi dicono che noi abbiamo messo una segnaletica diversa. Ma non è così, ma è diversa da che cosa? Perché questi sono determinati dall'atto di gara. Sono segnali di preavviso. Allora, io confido che nessun giudice di pace possa rilevarci questo tra 6 mesi e un anno. Io l'ho detto e rimane agli atti. E comunque qui c'è la gara d'appalto e quella previsione. Scusatemi. Poi, se manco rispetto alle cose evidenti, diciamo, vogliamo prendere atto e vogliamo continuare a difendere l'indifendibile, ma se lì c'è una gara d'appalto che prevede quella tipologia di segnaletica. Segnali di preavviso, come ho capito, ma segnali di preavviso, un conto è la gara. Possiamo scrivere tutto. Consigliere Rotundo, mi dica che tipo di scritta dobbiamo mettere al segnale. Quella che sta nella gara, punto. Che lei conosce tutto, mi dica che tipo di dicitura dobbiamo mettere. Perché secondo me stiamo andando veramente oltre. Comandante, la richiesta del consigliere Rotundo è quella di rispettare la, come dire, caso qua ne cade pure un telefono. Frizzato? Il presidente è andato da. Perso la connessione. Il presidente ha perso la connessione, il comandante ha lasciato la commissione e mi sembra
No, sta qua il comandante. Ah, ecco, pensavo che nel frattempo posso fare una domanda, una cosa semplicissima. Ma quelle telecamere, no, scusa, quei fotored funzionano anche da telecamere se c'è un problema? Faccio un esempio, una rapina in città. Siccome ho sentito che sono in collegamento continuo con il comando, possono essere utilizzate in caso di necessità? No, no, è una domanda... Come no? Sì, sì. Perché è importante questa cosa qua. Eh? Quindi sono visualizzabili 24 ore su 24 anche in caso di urgenza specifica per, diciamo, eventi delittuosi in città, chiamiamo così. Sì, sì. Questo è tutto. È una cosa importante questa. Quindi, vice sindaco, la controlleremo 24 su 24. Sandro, ah, eccoci, ce la sto facendo. Se no prendevi tu in mano la commissione. Però sto... Sentiamo, presidente, la sentiamo. No, perdonatemi, ho avuto un problema di connessione. Grazie Alessandro, stavo dicendo al vicepresidente di prendere lui la presidenza della commissione. Io stavo dicendo, non so se avete detto qualcos'altro tra di voi, al comandante, che però non vedo più, che il consigliere Tunto stava facendo una richiesta legittima, cioè di rispetto di quanto è scritto nel bando, di quanto accordato e approvato. Comandante dalla... è qui, presidente. Eh? Comandante c'è. Ah, benissimo, no, siccome non lo vedevo. Per cui io non lo so, secondo me la situazione è risolvibile, però io credo, consigliere Tunto, che se noi dobbiamo modificare qualcosa della segnaletica posta agli incroci, prima degli incroci, la cosa più importante è renderla ancora più chiara, perché il riferimento agli articoli oggettivamente non aiuta il cittadino. Dovremmo fare, a mio parere, un riferimento al cosiddetto cambio di corsia, che può essere anche scritto come cambio improprio di corsia. Dici, ma dobbiamo utilizzare le diciture previste dal codice della strada. Secondo me ne dobbiamo farci intendere dal cittadino, no? Quindi occupazione impropria di corsia impropria. Cioè ci sono tanti modi per specificare in modo corretto il tipo di infrazione. Per cui, ripeto, io darei mandato agli uffici, poi magari ci risentiamo, tanto sui fotored fra 2 mesi ci dobbiamo rivedere, fra 3 mesi a giugno avevamo detto, per valutare il posizionamento dei fotored. Io direi di dare mandato all'assessore in primis, al vice sindaco e agli uffici, di valutare l'opportunità di aggiungere al cartello che dice infrazioni semaforiche, che ci sta, voglio dire, non è un problema, ma che è generico, il riferimento al rosso e riferimento all'occupazione impropria di corsia. Non è quello del bando, Rotundo, d'accordo, però sicuramente è più chiaro poi di quello del bando. Quindi verifichiamo, valutiamo questa possibilità, o comunque rimettere la dicitura prevista dal bando sui cartelli. Valutiamola. Ecco, io inviterei gli uffici e inviterei l'assessore a valutarla assieme agli uffici. Presidente, io penso che quello che ho fatto io. Presidente, poi se posso parlare, Luciano Battista, grazie. Il suggerimento delle associazioni è che questo è un punto formale, che non ha nulla a che vedere con la normativa nazionale che tutti conosciamo. Qui c'è una previsione nel bando di gara che dice, che richiede a chi fa la proposta, che deve mettere la segnaletica di preavviso. C'è addirittura i centimetri, 60 per 90 il cartello. C'è. Sì, ma il riferimento è chiaro. No, aspetta. Cioè, io penso che sia un dovere nostro, perché lo dico alla commissione, perché qui si è parlato di offerta migliorativa, ma l'offerta migliorativa, vorrei dirlo ai colleghi, non è solo il 146,2, diciamo, la benedetto cambio di corsia, ma è anche il fatto che la società aggiudicataria dell'appalto si impegna a rendere maggiormente luminosi gli incroci. Allora penso che sia dovere degli uffici verificare e vedere questa offerta migliorativa in che cosa si traduce concretamente, se i 6 incroci, questi e quegli altri che poi
dovremmo, diciamo, eventualmente modificare quando e se lo riterremo, siano illuminati. Cioè, l'offerta migliorativa non è che è finita la gara, uno prende la gara e se ne va. E noi come, diciamo, stazione appaltante o come comune che rispondiamo ai cittadini, non possiamo neanche chiedere perché rispetto ad una segnaletica che è comunque più chiara, perché fa riferimento all'articolo 41 e fa riferimento al passaggio con rosso, cosa che oggi non c'è. Oggi il cittadino dice infrazioni semaforiche. La direzione dice passaggio col rosso e poi i due articoli. No? Allora, da questo punto di vista, cioè, non ci si spiega perché la società, cioè, questa non è neanche una responsabilità nostra, è una responsabilità della società che ha vinto la gara e che sostanzialmente rispetto a quello che ha detto di fare fa una cosa diversa. Io dico al dirigente, verifica, e il dirigente dice che va tutto bene. Cioè, trovo che francamente, diciamo, difendiamo a volte l'indifendibile, proprio sul piano formale. Perché se domani un giudice di pace dice che in questa modifica ha indebolito il diritto del cittadino a conoscere, ad essere informato, e ci annulla poi la multa, che cosa facciamo? Veniamo in consiglio per ritenere fuori bilancio? E parliamoci chiaro. C'è un'azione preventiva che chiede soltanto di verificare perché quella tipologia di segnaletica non è stata concretamente attuata, punto. Io penso che la sua richiesta sia più che legittima, ci mancherebbe, non ci sono dubbi. Consigliere Battista aveva chiesto di parlare. Consigliere Battista, prego. Sì, Presidente, grazie. E poi Gabriele Molendini, io non avevo visto la sua richiesta di intervento, mi dispiace, scusa Gabriele. Prego, Luciano. Grazie, Presidente. Io... vorrei soltanto esplicitare il mio pensiero relativamente al fatto che vorrei ricordare a tutti i commissari e all'assessore signore che dovrebbe rapportarsi con l'assessore Matteis al traffico, affinché possano sollecitare, poiché loro tra l'altro siedono in giunta, la deliberazione del Consiglio Comunale che ha approvato i contasecondi con riferimento ai fotored. Consigliere, ne avevamo parlato prima. Ora, posso? Sì. Allora, fatemi terminare. Ora, noi ci riuniamo qui in commissione, abbiamo chiesto l'intervento anche del comandante Zaccheo, il quale, non per prendere le difese di nessuno, ma insomma, se questa amministrazione ha installato o reinstallato questi benedetti fotored, è stato fatto un consiglio comunale dove abbiamo deliberato i contasecondi. Io non dico che condivido col consigliere Borgia il discorso anche di estendere i contasecondi per i pedoni, perché è veramente un'ottima iniziativa laddove questo si dovesse fare. Ma insomma, se c'è stata una delibera di consiglio comunale, non possiamo noi qui ritornare sempre sugli stessi discorsi e investire il comandante di verbali, cioè di contenziosi che i cittadini poi chiaramente intraprendono nei confronti di questa amministrazione. Allora, noi dobbiamo discutere sul fatto affinché si possa sollecitare, e noi gli assessori dovremmo convocare qui per dire come stanno le cose, vi state muovendo relativamente ai contasecondi per cui è stato fatto un consiglio comunale ed è stata deliberata questa iniziativa affinché possano montarsi questi contasecondi. Poi i contasecondi, laddove dovessero esserci i fondi a seguito dei verbali elevati, affinché possano installarsi anche in altri semafori della città, anche per i pedoni, questo è un altro tipo di discorso. Ma insomma, per terminare, io penso che c'è stata una delibera di Consiglio Comunale e noi dobbiamo attivarci affinché l'amministrazione che voi stessi della maggioranza rappresentate
nonché l'assessore Signore e l'assessore De Mattesi che siedono in giunta, debbano riferirci sulla iniziativa che possa portare definitivamente all'installazione di questi contasecondi, che secondo me ridurrebbero e verrebbero incontro anche alle nostre discussioni relativamente ai contenziosi che chiaramente scaturiscono da tutto ciò. Grazie. Grazie consigliere Battista. La parola a Gabriele Molendini. Chiedo scusa presidente, non era una delibera ma era una mozione approvata in consiglio comunale. Grazie. Siamo compresi, non c'è problema. Prego Gabriele. Sì, grazie. Avevo richiesto, ora diciamo è cambiato un po' diciamo il flusso della conversazione, perché io l'avevo richiesto proprio all'inizio della... non ho importanza, voglio solo dire che sembrava un po' fuori, per cui stavo collegandomi a un'osservazione fatta in realtà originariamente credo al consiglio Baglivo, ripreso un attimo il consigliere Borgia, ma diciamo soprattutto fatto al consigliere Baglivo, a cui aveva in parte risposto anche l'assessore Signore. Siccome, voglio dire, riguarda numeri, volevo un attimo dare qualche indicazione in più, a maggior, diciamo, precisazione. L'utilizzo dei proventi del codice della strada. Nel previsionale 2021 ci sono 6 milioni e mezzo, vado più o meno a spanna, ma più o meno è questo, 6 milioni e mezzo di proventi da infrazione al codice della strada. Di queste, poco più di 2 milioni vanno accantonate al fondo crediti di dubbia esigibilità. Dei 4 milioni e mezzo circa, poco meno, residuali, il 50% hanno il vincolo di destinazione. Di questo 50%, che quindi sarà un po' più di 2 milioni e 2, c'è una ripartizione per cui praticamente ci sono tre quote, 25, 25 e 50. Il 50% del 50% al netto dell'FCDE viene destinato a misure di miglioramento di sicurezza stradale, manutenzione, abbattimento barriere architettoniche e quant'altro. Ed altro. Per cui la somma a cui si fa riferimento, nello specifico appostata in bilancio, è di poco più di 1.100.000. Ed ovviamente rientrano diversi aspetti manutentivi, eccetera. Quindi teniamo presente che ci sono, cioè, non è che queste somme, perché a volte, no, commettiamo in buona fede, ovviamente, nel migliore spirito di realizzare delle cose utili, però commettiamo delle sottovalutazioni di bilancio, nel senso che sembrerebbe come se queste somme sono lì a disposizione, poi le prendiamo e facciamo quello che vogliamo. Cioè, ci sono delle appostazioni che sono vincolate a determinati utilizzi e questi utilizzi sono precisamente dettagliati. Poi, a fronte di questo, in bilancio, c'è nel piano delle opere pubbliche un dettaglio delle spese. Quindi, vuol dire, teniamo conto che la destinazione delle somme segue dei canali prefissati, fra i quali c'è anche, diciamo, opere che attengono al miglioramento della sicurezza stradale, dalla manutenzione delle strade, eccetera, eccetera, abbattimenti e barriere, ma è una somma che ovviamente è una parte di una parte di una parte e, diciamo, assomma dentro il suo utilizzo più cose che fanno parte della sicurezza stradale. Volevo solo precisare dal punto di vista numerico, dato che è quello di cui mi occupo di più, questo aspetto specifico sull'utilizzo dei proventi del codice della strada, che peraltro, a cui peraltro aveva fatto cenno già l'assessore, ma io l'ho voluto specificare numericamente. Grazie. Bene, grazie Gabriele. Noi ci avviamo alla conclusione. Io non vedo altre richieste di intervento. Io direi di accogliere la sollecitazione del consigliere Battista, che a questo punto, a quanto comprendo, richiederebbe una riunione di commissione, non immediatamente, in modo da dare il tempo di un approfondimento del tema del contasecondi, in modo di fare tra un mese circa una commissione, assessore,
in cui inviteremo anche l'assessore De Matteis, per verificare quali sono i costi, quali sono le possibilità per l'amministrazione di riuscire ad installare Conta Secondi, che è una mozione approvata all'unanimità al Consiglio Comunale che sicuramente l'amministrazione terrà in conto e tiene in conto. Certo, non è che si fa poi in tre giorni, si fa in qualche mese, forse in un anno, ma in ogni caso è una cosa che si dovrà fare in qualche modo, almeno per gli incroci più rilevanti. Per cui io direi tra un mesetto, assessore, di convocare una commissione su questo tema in modo tale che possiate illustrarci a che punto siamo, quali sono i costi, quali sono le possibilità. Prego, assessore. Stiamo aspettando a giugno per questo, presidente, come avevi già accennato prima, quindi da giugno. Va bene, va bene, lo facciamo a giugno, sì, siamo a maggio, giugno è un mese, benissimo, perfetto, va bene. D'accordo, allora io chiuderei la commissione, se siete d'accordo, se non ci sono altri interventi, ci rivediamo su questo tema a giugno e poi niente, ci vedremo la prossima settimana per un altro argomento. Grazie. Arrivederci. Buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti.